verso le 10 procediamo con l'appello. Allora, Piccieri Andrea. Presente. Masi Leonardo. Presente. Rovai Viola. Presente. Fluvi Sara. Presente. Cioni Simona. Salva. Ancillotti Lorenzo. Presente. D'Antuono. Presente. Poggianti. E assente. Baldiana. Presente. Poi sono altresì presenti. Sindacati. Sto perdendo i signori, io non conosco personalmente. Allora, io sono Paolo Aglietti della CGL, delle imprese d'Aldezza. Lei è Donatella Galgani. Così almeno non si fa per organizzazione della Filcams CGL. Maiola Cristina della Wind regionale. Io invece sono Alessio Rigatti della CISL. E io invece sono Paolo Caverni, Covas Tempo Rivaldezza. E io Beatrice Cioni. Lascio il vicepresidente Masi, visto che ha richiesto personalmente questa seduta, l'introduzione, prego. Allora, la realtà, diciamo, del nostro gruppo era quella di cercare di fare un punto su questo protocollo che era stato firmato dai tre sindacati, CGL, CISL e UIL, a maggio. L'invito è stato ampliato verso Cobas perché, a parte un rapporto, insomma, politico con questo sindacato, ma anche perché due anni fa abbiamo intrapreso comunque un percorso con la presentazione di un atto simile a questo protocollo, di cui poi non è stato fatto niente, però insomma, parlandone c'era la volontà di capire, comunque apprezzando in tutte le sue parti, posso dire, questo protocollo, anche da parte nostra, volevamo capire, essendoci anche qui dei termini temporali che diciamo, i firmatari si erano assunti di rispettare, volevamo capire dall'assessore e diciamo dai firmatari come sta proseguendo, perché ad esempio all'articolo 14 c'era la parte pubblica si attiverà per la costituzione di un osservatorio paritetico territoriale con le associazioni sindacali confederali e gli organizzatori datoriali entro 3 mesi dalla firma del presente protocollo. Quindi diciamo da maggio questi 3 mesi sono trascorsi, e in più volevamo capire da parte dell'amministrazione, quindi dell'assessore, se ci sono dei riscontri nella creazione dei bandi, se ci sono stati, se ci sono stati incontri con il sindacato per la creazione precedente e successivi a questi bandi, se appunto ci sono stati, quindi la volontà prima di tutto dell'amministrazione di rispettarlo e capire insomma a che punto siamo. Grazie Presidente Masi, magari diciamo, qualcuno si da caso lascia la parola o se vuole, diciamo, la risposta per l'assessore. Io sentirei anche qualcuno l'assessore. Se qualcuno si aggiungere qualcosa. Anche se la domanda era ricevuta, certo, però domanda del primo assessore, però se voi volete. No. Allora, per la domanda specifica posso dire che ad oggi l'Unione dei Comuni, perché in realtà questo era un protocollo sottoscritto con l'Unione dei Comuni, alcuni comuni hanno già deliberato questo protocollo, per cui ha valore anche per quei comuni, su altri questo ancora ad oggi le delibere non sono avvenute. Noi siamo stati convocati 2 settimane fa ad un incontro, diciamo, di ripresa dell'attività dell'Unione. Il tema della costituzione di questo osservatorio l'abbiamo posto. Chiaramente con la fase elettorale durante l'estate ha coinvolto questo territorio prima della ricostituzione dell'Unione, che in 3 mesi era difficile fossero rispettati, lo dico onestamente, ci si immaginava anche noi, ora siamo a 6, i temi
tempi sono arrivati a una maturazione con questo protocollo è susseguente ad uno, come posso dire, quadro fatto con la stazione appaltante, perché quella è una vera e propria stazione appaltante, anche aggregante, cioè la città metropolitana, dove con Nardella e la Brenda nei ruoli che avevano di presidente e di vicepresidente nella consigliatura scorsa, e con i tecnici della città metropolitana abbiamo definito, poi riportando in tutti i comuni, una serie di norme quadro. A noi quello che interessava in modo particolare erano alcuni temi, come è normale che sia. Da una parte quelli legati e connessi alle condizioni del lavoro, perché sulla base dei blocchi delle assunzioni nel settore pubblico e con le revisioni della spesa che in realtà hanno tagliato in modo orizzontale soprattutto le spese per forniture e servizi intorno al mondo del lavoro che vive di appalti pubblici, si sono scaricate un sacco di quei costi o di quei minori costi degli enti locali che si sono scaricati sul lavoro, con condizioni di lavoro povero, lavoro precario e lavoro senza diritti che si sono sommati uno all'altro. Per cui il tema delle clausole sociali, dei contratti applicati, degli elementi di vantaggio se una serie di diritti a cominciare dall'articolo 18 potevano costituire elementi di merito nelle valutazioni, per noi erano un punto di merito. Sapendo che intorno a questo mondo c'è una giurisprudenza estremamente controversa, che l'orientamento anche comunitario svolge un ruolo pesante di vincolo rispetto a questi mondi, però definire una cornice di tutele ci sembrava, come posso dire, il minimo da poter fare alla, con queste amministrazioni. Nel protocollo queste questioni mi sembra che ci siano, poi come ogni protocollo c'è un'applicazione tecnica dello stesso che spesso e volentieri può produrre degli elementi di contraddizione e di contrasto. Il secondo tema che ci interessava particolarmente dentro questa discussione è il tema della legalità. La Toscana in generale non è immune da problemi di infiltrazione malavitosa, e pertanto puntualizzare e rafforzare gli elementi di attenzione e di contrasto ci sembrava uno degli elementi portanti di questo pezzo di discussione che nel protocollo si possano ritrovare, richiamando le white list e tutte le normative che oggi sono previste da questo tema. Una parte significativa è quella legata alle normative sulla sicurezza, soprattutto nella parte di lavori, perché gli appalti di lavori sono una delle caratteristiche più pesanti sia da un punto di vista della infiltrazione che della sicurezza sul lavoro. Questi punti in qualche modo si ritrovano all'interno di questo protocollo. Alla domanda se
ha già, devo dire, all'articolo 1 è previsto che si programma, si compongono ancora dei preventivi alla definizione dei bandi. Se devo dire onestamente, ad oggi noi non siamo stati convocati a nessun incontro preventivo, ossia almeno si sgombera il tavolo da anche elementi di potenziale criticità. Sulla zona abbiamo un primo bando su cui c'è già un contenzioso aperto, è quello sul trasporto pubblico scolastico del comune di Vinci, su cui alla fine il bando in sé, il capitolato, poteva essere anche formulato in modo corretto e adeguato rispetto alle questioni previste dal protocollo, ma poi da un punto di vista tecnico, in relazione all'applicazione del contratto, invece di applicare il contratto di riferimento, si è deciso di applicare il contratto, perché l'azienda ha scelto di applicare il contratto dei multiservizi, che è un contratto nel quale non è nemmeno prevista la figura professionale dell'autista, con tutti i vincoli e controlli che gli autisti devono fare rispetto ai contratti di riferimento applicato. E rispetto a lavoratori che lavorano meno di 30 ore settimanali, tra 28 e 25, gli si dà 200 euro in meno al mese a persone che lavorano 9 mesi e con quelle condizioni. Su questo c'è un contenzioso aperto su cui Lara non potrà esprimersi, perché secondo me le condizioni incapitolate del bando non ci sono, però lo evidenzio come elemento di colore, anche se ci sono 8 persone che stanno in quella condizione. Infatti una delle motivazioni per le quali si era chiesto questo incontro è proprio quella, cioè ci è sembrato che non è vero il nostro comune, però appunto questo protocollo è passato anche dall'Unione del Comune, ci è sembrato che alla prima occasione utile di dimostrare la volontà politica di applicazione, poi diciamo penso che quando è stato redatto questo bando, questo protocollo, scusate, avesse già dei riferimenti legislativi conosciuti e quindi che non ci siano all'interno castronerie e impossibilità alla sua applicazione, poi bisogna vedere appunto la volontà politica di applicarlo. Alla prima occasione qui fuori comune, comunque in un sindaco che ha partecipato all'Unione, che è firmatario e che ha fatto passare anche lui questo protocollo, non è stato applicato, quindi chiedevamo se all'interno di questa amministrazione invece la volontà è diversa e il sindacato ci ha dimostrato che qui questi lavoratori si è adoperato, però appunto la domanda politica era se si vuole applicare il più possibile leggi premesso e soprattutto anche oltre a bandi volevamo fare una discussione anche per quelle che sono e capire se all'interno delle aziende partecipate dal comune questo protocollo è stato applicato, era applicato, quali contratti si sono fatti all'interno delle questa è un'ulteriore aggiunta rispetto alla domanda precedente, che tipo di accordi di contratti sono stati fatti all'interno delle partecipate o all'interno diciamo di aziende a cui le partecipate hanno solo appaltato una parte del servizio, se c'è la volontà di andare e applicare questo protocollo si dovrà fare anche un controllo su questa sfera. Quindi ripartendo dalla prima domanda era se ci sono state fatte dei bandi e delle gare in cui questo protocollo ha potuto avere forma pur non essendo stati contattati i sindacati. Rispondo io? Certo. Buffa questa cosa perché sembra sia un'interrogazione all'assessore. Allora, intanto una cosa, questo bando, questo protocollo credo sia utile per l'amministrazione comunale, soprattutto per un fatto, perché ci dà tutta una serie di indicazioni su come comportarci per il futuro. Intanto, e lo domanda il Presidente, la parte pubblica è l'Unione del Comune, forse era più opportuno convocare l'Unione del
Però, anche la giunta l'ha approvato e esatto, il sindaco Tempoli come sindaco l'ha sottoscritto, esatto, come presidente dell'Unione, ma come sindaco. Certo, perché, sì, ma potrò dire che l'Unione Comune è una parte pubblica dell'Unione Comune. Per quanto riguarda l'atto, io lo sto leggendo, dopo averlo letto una volta, lo sto leggendo attenzione anche sulla sollecitazione del sindacato e di Masi. È chiaro, sono tutta una serie di procedure che noi rispetteremo, cioè trovo come dire, difficile capire cosa mi si chieda oggi, ma non dico per polemica, perché è evidente anche quando vado a leggere l'articolo 4, è chiaro che terremo di conto di questo laddove dovessimo passare, ne so, da un'opera di un'altra, un tipo di servizio. Quindi è un, anzi chiedo al Presidente, era per questo prima lo stavo infortunando, chiederei, siccome ho un po' timore delle cose che sono state approvate poco prima delle elezioni, si può fare avere a tutti gli uffici questo? Se non gli fosse già arrivato, perché io questo vorrei tutti i dirigenti l'avessero sott'occhio. Quindi quello che posso dire io è che ad oggi non mi risulta che sia mai stato disatteso dal Comune di Empoli, però sono su per me, potrei non saperlo. Quindi se fosse, mi impegno a cercare di capire cosa è stato fatto. Ribadisco che avendolo firmato il sindaco nella qualità di presidente dell'Unione, ma essendo anche il sindaco Tempoli, per noi questa è una sorta di vigalaia di quello essere Schwanega. Poi onestamente poi non so a quale altra domanda specifica devo rispondere. Se mi cambia il protocollo lo sottoscriverei anch'io, sono contento che Brenda l'abbia sottoscritto, Brenda Bandini, anche in una fase nella quale non facevo parte dell'amministrazione. Poi c'è tutta una serie di regole delle quali non tenevo conto. Se Vinci ha fatto un errore di questo tipo, una cosa per la quale prendo un impegno a riferire al sindaco è perché, siccome pur essendo l'Unione non è stato fatto, non sono state fatte alcune cose che era previsto fossero fatte in 3 mesi, mi sono preso l'appunto e chiederò che venga subito convocato ciò che non è stato convocato. Questo posso dirlo, io per altre cose non è che possa avere delle grosse responsabilità, se non quelle di dire che condivido l'atto, perché ripeto, lo stavo anche discorrendo, mi sembra che al momento non ho notizie, non ho conoscenza di nessuna cosa del Comune di Empoli fatta disattendendo questo atto, questo protocollo. Poi se invece avete dei motivi da rilevare, io faccio presente. A me non risulta che sia stato nulla di tutto questo, anche perché si parla di cose anche un po' futuribili, mentre leggevo a pensare, no, l'operativa Info 2000, se dovesse vincere la gara l'altra operativa, perché questo è il protocollo d'intesa sugli appalti di pubblici lavori e forniture e servizi, è il motivo per cui chiedevo che fosse ripassata dagli uffici, perché non sono, cioè vorrei essere tranquillo che tutti l'hanno chiaro, perché questo deve essere una sorta di, prima dicevo che Bialaia, non voglio mancare rispetto a nessuno, per coloro i quali devo fare queste cose, quindi lo farei arrivare a tutti i dirigenti, se la richiesta la faccio io, ogni dirigente lo deve avere sulla scrivania e rispettarlo in maniera benissimo. Poi per il resto dite voi se c'è qualche problema, però a me ad oggi non risulta che il Comune abbia disatteso nessuno di questi impegni. Sì, allora posso. Se l'aveva fa disatteso avrei citato Empoli, non ne ho idea. Prendo sulla piattaforma start ormai ci si va tutti i giorni a vedere. Allora, no, brevemente, siccome il nostro gruppo ha chiesto al presidente Picchielli, Leonardo, che è vicepresidente di questa commissione, un punto su questo protocollo firmato. Però vorrei rassicurare l'assessore, non è perché Empoli ha in qualche modo disatteso questo protocollo, è perché questo protocollo è stato firmato in un momento un po' particolare, come ricordava prima Glietti, che era precedente, insomma, durante la campagna elettorale, per cui l'estate di mezzo, i 3 mesi. A noi sembra invece che questo sia un atto che merita massima diffusione e conoscenza, che sia un atto importante perché rispetto alle tendenze in generale del mercato del lavoro va in un'altra direzione e vede il pubblico e le parti sindacali e i rappresentanti dei lavoratori come protagonisti di questo ribadire i diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo ci piacerebbe appunto e quindi questa commissione, perché ovviamente non è un atto che si può portare in consiglio perché è stato firmato e sottoscritto dalla giunta, in questo Massimo rispondo anche a te, cioè, non è tanto il presidente della commissione, questa è una commissione in qualche modo di controllo e di garanzia, ma è proprio essendo un atto della giunta, la giunta che deve diffonderlo agli uffici ovviamente. Però non è solo questo, è che questo protocollo ha un portato che va oltre, cioè è un ribadire i diritti dei lavoratori in un momento anche
storico particolare, e per questo ci piaceva la commissione, appunto perché non ha un atto di consiglio, ma che ne fossimo consapevoli il maggior numero possibile. Perché? Perché mentre si firma questo protocollo, e secondo me è un passo avanzato, contemporaneamente si assiste a episodi come quello di Vinci, che sempre nel nostro territorio. Cioè, è vero che non è il comune di Empoli, è vero però che se è successo qui vicino, il rischio che possa succedere perché l'azienda sceglie quel contratto, perché c'è, per cui l'attenzione non può essere messa solo nel momento in cui si sottoscrive un protocollo, ma deve essere quotidiana, deve essere ribadita, deve essere condivisa. E d'altra parte noi siamo comunque la rappresentanza istituzionale della città. Ma dico di più, la preoccupazione che diceva anche Leonardo, le partecipate, quanti servizi sono gestiti da aziende partecipate e poi subappalti, e come ci si posiziona rispetto agli appalti delle partecipate? Vale? Sono lavoratori che non rientrano negli appalti dei lavori pubblici, quelli appaltati dalle partecipate, e lì quindi si accetta, cioè sono interrogativi che bisogna porci per dare applicazione non tanto alla lettera, ma allo spirito di questo protocollo. Per questo ci sembrava importante condividere e farlo insieme anche a chi ha sottoscritto, perché ovviamente non tutte le vie sono legali, alcune sono politiche, altre sono infattibili anche politicamente. Però questa è una commissione consiliare e ci sembra importante. Il tema del lavoro non è solo... cioè è una cosa che riguarda la vita di una città, perché riguarda le vite dei lavoratori. Allora ci sembrava importante condividerlo, non solo in questo caso si sta parlando di appalti e servizi pubblici, per cui doppiamente ci riguarda come consiglieri comunali di Roma, quindi, e l'altra parte è un tema che introduco, che sicuramente non è argomento di questo protocollo, ma credo debba riguardarci anche nelle riflessioni future, questa consigliatura è all'inizio di mandato, è quella delle convenzioni. Per esempio, io se penso a tutti i servizi sociali e sociosanitari, è un'altra modalità di appaltare lavoro, togliendo diritti e risparmiando. Aglietti prima diceva, è un settore che conosco bene, ma purtroppo è così. E in qualche modo anche questo ci riguarda, se si pensa a servizi di educatrici nelle scuole, se si pensa a servizi legati alla disabilità. Non è compreso in questo momento nel protocollo. Io credo che la sfida culturale in termini di diritti sia anche iniziare a lavorare di questo, perché... penso al sanitario, al sociosanitario, mentre si difende la sanità pubblica ci si accorge che probabilmente il modo per risparmiare, per aumentare la platea dei beneficiari è pagato soprattutto dai lavoratori. Quindi non è argomento di oggi, perché non è argomento, ma siccome questo mi sembra un tavolo importante, io sono vorrei ringraziare tutti i consiglieri presenti, ma anche i rappresentanti dei sindacati, perché non è un argomento da consiglio comunale parlare di lavoro, e tuttavia lo dicevo prima, la qualità della vita di una città, la qualità dei servizi di una città passa dai diritti dei lavoratori e dalla qualità del lavoro, per cui io sono contenta se questa è la prima, è il primo di una serie di incontri che magari in questi futuri 5 anni ci troveremo a fare, perché credo che gli obiettivi siano condivisi. Però ecco Massimo, più che vorrei che non è un interrogatorio all'assessore come tu avevi detto. Ma la domanda diretta a me, ma va bene. Diretta a te, perché tu rappresenti l'amministrazione, ho detto, è una domanda, rispondo. Sono d'accordo su quello che ho detto finora, cioè se questo era per questo, perché onestamente non mi aspettavo che fosse una domanda diretta, ho risposto, sono d'accordo con te quando dici questo deve diventare un patrimonio di tutti, il fatto che io abbia chiesto di farlo circolare non perché pensi che debba fare la commissione o pensi non sia stato fatto prima, proprio perché così siamo certi che siccome quando cambia l'amministrazione mi viene a pensare che i dirigenti annunziati non c'era come si fa, potrebbero non saperlo, ora ce l'ha, era per questo, sì, tutti abbiamo questo atto che è un protocollo che
stavo rileggendo per andare a ricercare se ci fosse stato qualcosa, perché non è che me lo ricordi a mente, relativo anche a quello che dicevi ora, cioè le società partecipate. Mi pare fatto bene, è stato sottoscritto, io sono d'accordo che diventi una sorta di vademecum, l'ho detto, cioè, e quando ci sarà da mettere le mani su qualcosa, io ho motivo di tenere il Comune d'Empoli, poi vinci, ti trafici, okay. Però il Comune d'Empoli penso che rispetterà le cose, perché a me questa cosa non solo sta a cuore, io l'avrei sottoscritta, perché insomma, certo, e quindi la domanda a te è se intendi, cioè se questa amministrazione, certo, a te come rappresentante, no, ma guarda, me la puoi dire come delega il lavoro, perché io la delega, esatto, lavoro, esatto. Cioè, è come intende far valere questo protocollo anche con le partecipanti. Questo è un tema che mi sono insegnato, perché devo capire qual è lo strumento, perché bisogna leggere bene cosa c'è scritto qui. Ora domani mattina mi relazionerò con la, con il segretario, con la dottoressa Ciardelli, perché voglio capire se ci sono margini, e poi magari se ce l'hanno anche segretario, perché penso che lavoreranno anche in quel filone lì, no? Senza passare forza dal comune. No, però una cosa tieni presente, che l'accordo madre di tutti questi accordi è stato sottoscritto quasi un anno fa in città metropolitana, e su tutti i territori della città metropolitana di Firenze, mi sembra manchino solo due comuni, poi potranno essere uguali, potranno essere leggermente diversi in qualche punto, ma l'impianto generale è questo. Certo. Poi è chiaro che il tema delle partecipate è un tema complesso, e noi siamo interessati perché la fetta più consistente di appalti che chiaramente riguardano privato su privato, se si parla in termini formali delle partecipate, ci interessa, perché una fetta consistente di lavoro in appalto parte da lì. Se vedo, c'è un tema, ma esula da questo pezzo di discussione, che riguarda anche il privato sul privato, perché la vicenda della multi non penso che sia una vicenda sanguinosa per questo territorio in generale, e non aggiungo altro, tenendo conto che molti degli appalti di quel consorzio riguardavano non piccolissime aziende del territorio. Peraltro un po' qui. Però ora questo onestamente esula da questa discussione. No, come gruppo consiliare abbiamo fatto un'interrogazione sulla Multifunzor, quindi sappiamo bene tutti. No, dicevo, colgo l'occasione per dire che è chiaro che un argomento un attimino esula, ma siamo anche pronti per firmare i sindacati, dobbiamo darci un appuntamento per il protocollo di relazioni per gli enti locali, sempre relativo al lavoro, quindi è un tema sul quale si stava lavorando, c'è un patto, ora sono qui tutte, non so poi con chi ci vedremo fattivamente della CGL, CGL UIL, però c'è già anche qui, e potrebbe anche la commissione magari vederlo prima che uno si firmi, se si vuole proprio allargare il campo delle conoscenze su questo. Io potrei già domani mattina mandare una copia, si fa una commissione e poi si firma anche questo con la commissione che ha visto questa cosa. Mi sto riferendo ai rapporti di lavoro. Al protocollo di relazioni sindacali che è stato sottoscritto già in diversi altri. Io lo chiedo ai sindacati, va bene se mi faccio un passaggio in commissione. No, tanto è un testo che no, è un testo loro. Quali sono i passaggi? No, è un passaggio, secondo me il protocollo è già pronto, no? È già pronto. Potremmo già firmarlo, chiedo un po' di tempo per fare un passaggio in commissione, che mi sembra il tema di lavoro interessante. E siccome anche questo non avrebbe dovuto passarci, però ci passa giustamente, ci può far passare anche questo, e poi abbiamo sentato il fermo. Chiedo una settimana in più perché ci dovevamo sentire in questi giorni. Quindi altri comuni della zona non ci sono firmati. Come? Altri comuni della zona? No, questo è il primo. Altri comuni, altre zone l'hanno già sottoscritto. In questa sede il protocollo di relazioni è stato sottoscritto dall'Unione dei Comuni. Si fa una commissione e poi scelte si per Masimo. Sì. Allora due cose, vabbè, nel senso sono contento e ora mi viene presa visione di questo protocollo, speravo che lo fosse già prima, visto che è stato anche, ne è stato parlato anche in campagna elettorale, però bene insomma che ora si sappia dell'esistenza e della delibera di giunta e che da ora in poi si cercherà di portarlo avanti.
però allora mentre ci siamo l'assessore dico che c'è già un caso specifico, a noi ci ha fatto venire la voglia di portare questa cosa, ad esempio nella società partecipata Alia che subappalta a cooperative una parte della gestione, a una di queste cooperative, la stessa Valentino là che si conosce tutti, ultimamente viene applicato il contratto di multiservizio anche ad autisti. Lavoratori che fanno lo stesso lavoro hanno contratti diversi. Hanno contratti diversi, quindi se si deve partire da una parte per cercare di dargli attuazione, forse quella di sicuro è una parte dalla quale potremmo partire, essendo noi proprietari come amministrazione di una fetta di quell'azienda. Cospicua, direi. Quella è una fetta cospicua, direi. Sì, 13 virgola qualcosa. No, ma l'11 qualche cosa, poi verso la nuova capitalizzazione ci sarà l'anno prossimo di Alia, altrimenti sperata, si dovrebbe arrivare intorno ai 14 virgola qualche cosa dei beni, ammesso e non concesso che parte parasociale parlavano di questa di capitalizzazione, però da considerare questa percentuale da ripartirsi per gli 11 comuni, o meglio sì, per ex pubblici servizi, quindi il margine di incidenza del comune di Empoli è un 3%, in realtà se non erro poi correggetemi, poi le percentuali delle aziende partecipate variano. Diciamo sì, gli ex comuni dei pubblici servizi, pertanto si può dire sovrapponibile speculare all'Empoli di Valdezza, ciò non toglie che al di là della percentuale condivido l'invito del consigliere Masi. Allora aggiungeremo già qualcosa? No, è già finito. Questo. Qualcun altro? Qualcosa? No, io ho già detto, cioè nel senso, ora questa cosa di Masi ne prendo atto, ripeto, io sono assessore al Comune di Empoli, quindi valuterò cosa si può fare in questo senso, perché se devo valutare questo aspetto credo non sia solo lì dove ci sono lavoratori sullo stesso ambito. No, questo è dove si conosce, anche noi si pensa che sia molto più esperto. Certo, penso che c'è l'armata la mente in l'anno. Che gli arrivo e dico, ah sì, cioè io lo so bene, come funziona, quindi ora vediamo se questo protocollo, ora prima tu dicevi che hai preso l'esame, io il protocollo lo conoscevo, siamo detto che non sono a conoscenza in nessun caso, quello che tu mi proponi mi sembra un caso un po' per estensione, però lo valgo, ne parlo anche con il sindaco e si sente anche con la giunta, con niente, cosa possiamo fare su questa cosa, che credo non sia l'unica, perché io ci ho anche lavorato alle operative sociali, è un mondo che conosco. E di questi altri se non ce n'è più di uno, non solo di altri, ma è un problema che prendo in considerazione, perché voglio, cioè, figura che voglio negare, perché io poi devo capire se risultati in Comune di Empoli e intervenire per quello. Prendo atto. Questo è quello che posso fare ora. A me interessa che questo diventi, se non lo è già, il punto di riferimento di tutti. Io ho pensato ad annunziare, perché avendo l'ambiente, per me il dirigente è arrivato in questi giorni. Sarebbe un miracolo se sapessero tutte le cose, quindi ho teso a farlo a veicolare tutto già questo, perché lo volevo fare bene. Qualche membro della giunta probabilmente non lo conosce perché è arrivato ora, domani lo porto anche giù. Io non ho da dire altro, poi se sono domande rispondo. No, dato che nel nuovo assetto dell'Unione dei Comuni Empolesi Valdezza, di cui Empoli fa parte, ma anche Vinci fa parte, abbiamo un sindaco delegato a infrastrutture e sviluppo economico, lavoro, formazione SUAP, questo assessore delegato che è la bellezza del nostro sindaco Brenda Barnini. Pertanto ritengo che le osservazioni fatte anche sui comuni di Vinci, per forza di cose, anche se devono passare per forza da Brenda Barnini. Quindi a mio giudizio qui c'è stata un'inottemperanza ad un regolamento siglato in sede comunale, ma si è proprio un protocollo, e allo stesso tempo però si è chiuso l'occhio nel momento in cui si doveva applicare in un comune vicino, confinante, da parte di uno stesso sindaco che con qualità di sindaco lo ha siglato in questa sede territoriale, fuori dai confini di Empoli, di cui lui è di cui il nostro sindaco Brenda Barnini è delegato, fa finta che non esista, a quanto pare. Quindi la domanda è se questa amministrazione ha due opinioni diverse sul punto, perché essendo Brenda Barnini la stessa persona, come mai su Empoli lo applica e su Vinci no? Io penso che la retorica sia una bella materia, però a un certo punto si esagera.
perché questa l'ha firmata l'Unione. È l'Unione a te mi pare, poi è il Comune. Cioè, per me, io ho già risposto per io sono dell'idea che l'Unione dei Comuni dovrebbe sparire, però Brenda Parmini è la stessa persona, vabbè. Anche se è sindaco e assessore delegato. Ho capito, è la stessa persona, però non è che ora tu mi puoi dire che è colpa della Parmini se vince Fanonose, no, davvero. No. Per estensione per colpa dell'assessore al lavoro e il mio figlio che mangia un mezzo. No, semplicemente per sapere dove era il sindaco Parmini. Il sindaco Parmini in questo momento non lo so dove. Questa è retorica. Dove era quando, appunto, da assessore, da sindaco delegato alle materie di competenza tue o alla fine in questo comune, sue a livello di Unione dei Comuni di Empoli Svaldezza sono speculari alle tue come assessore. Io penso questo con tutto il rispetto. Io penso che sia questa la questione. I gruppi di sinistra hanno portato un problema al quale ho risposto anche ora, cioè, però mi sembra una dimensione molto diversa. Questi stanno andando a cercare il pelo nell'uovo. Allora, se te tu ritieni che la Marina abbia mancato qualcosa, fai i tuoi passi. Io ci tengo a dire che ho preso atto della loro osservazione, ho risposto e a me non risulta che il Comune di Empoli abbia mancato qualcosa. Ora, se si deve cominciare a ragionare anche dei massimi sistemi, io non posso risponderti per vincere. Se tu mi ci puoi fare, ma attraverso il fatto, io ho la delega, datami dalla Marina, che però era il mio Comune, ragazzi, allora se non si può prendere anche la colpa per altre cose. Mi sembra si stia un po' allargando troppo il campo. Tutto poi sono anche consigliere, io non è che voglio. Posso? Cioè, scusatemi, No, allora, credo che la politica, forse perché insomma vengo come i miei colleghi sicuramente da delle esperienze sul territorio, mi è piaciuto quando prima si dice che il lavoro è una questione delicata, è una questione che ci fa da biglietto da visita tutti gli attori protagonisti. Cioè a me questo, onestamente, sindaco Empoli sì, sindaco Empoli no, non solo non serve a niente. Noi dobbiamo cercare di, ognuno per il suo ruolo, fare il proprio aspetto. Quindi il sindacato è qui per dire ci sono delle defaianze, le conosciamo, ne siamo a conoscenza, i lavoratori vengono nelle nostre sedi, portano le loro buste paghe, l'applicazione del contratto nazionale lascia a desiderare in molte occasioni. Poi non è, se non quello, il nostro compito è quello di segnalare, perché il resto diventa difficile, perché potremmo fare mille cose, ma diventa molto difficile. Se poi mi verrebbe da avere, forse oggi sono anche invecchiata, quindi con me mi date la cosa di dire a me, mi resta difficile non pensare che noi abbiamo un territorio vasto in cui, secondo me, tutti noi, ma soprattutto in questo momento, la politica, le istituzioni devono fare da esempio. Non può essere che in un luogo di lavoro dove in qualche modo ci sono le istituzioni si possano permettere di avere determinati atteggiamenti. Non è corretto, perché sennò il privato, oltretutto, si sentirebbe e si sente sicuramente autorizzato a fare anche peggio, perché abbiamo rammentato prima Ati, io la conosco e la realtà lo so, e per certo che certi lacchetti vengono fatti. Allora noi siamo qui a dirvi, beh, c'è uno strumento, un protocollo, c'era, non c'era, conosciuto, non conosciuto, ora, bene, ora c'è, ora in tutti i comuni vi preghiamo di farlo avere, grazie all'assessore che ha già dato la sua disponibilità, benissimo, però mettiamoci anche a controllare quello che succede. Perché poi far finta di niente si rischia di fare il ragionamento su Multicons, che forse poteva essere, la voglio dire tutta, me ne assumo la responsabilità, però si poteva anche evitare, perché per molti aspetti i lavoratori avevano già manifestato determinate cose, per quello che ci riguarda, Poi abbiamo limiti come ce l'ha la politica, come ce l'hanno le istituzioni, ma come ce l'abbiamo anche noi. Quello che non ci limitiamo noi è la buona volontà che ce la mettiamo. Siamo qui apposta per trovarsi, per discutere, per cercare di trovare il bandolo della matassa. Soprattutto perché questa roba non può passare più. Siamo in un momento troppo particolare. La gente guarda, osserva e giudica. Quindi. Guarda, io sulla questione delle operazioni, dell'operazione delle operative, penso questo, che bisognerebbe intervenire anche il legislatore per un motivo molto semplice.
No, spiego perché, perché forse il meccanismo delle operative non è poi chiarissimo a tutti. Sono le operative sociali, l'operativa Multicons si basa sul fatto che esistono i consorzi che fanno sì che una persona che non è un imprenditore, non ha nemmeno il rischio imprenditoriale, riesca a mettersi in tasca soldi attraverso una rete di operative che fa nascere. Lì, se non c'è anche non è che voglio spostare il tiro, è per dire che se lì non interviene il legislatore, questo meccanismo, Mugnaini se ne segnò San Carlo, come si dice a Empoli, ma ci sono altre realtà che non sono se no, perché poi si mettono in cosa, però fin quando stanno in certe righe non sono nemmeno contralegge, quelli hanno un consorzio e attingono dalle cooperative, poi si fanno gli stipendi che sono anche senza il rischio imprenditoriale. Quindi questo per esempio è un problema che se si lavora in questo senso, e io ho la idea che lavoro con volentieri a quella missione, potrebbe essere fatto, ma perché si sta ormai da una ventina d'anni sciupando, secondo me ormai lo si è sciupato, l'ottimo, come dire, strumento della operazione. L'operazione nasce con delle finalità, oggi è utilizzata da molti pseudo imprenditori per fare impresa in maniera, come dire, truffaldina. Quindi questo è un tema che potrebbe... Come? Senza il rischio di impresa, però con quello con il discorso dei consorzi, per dire, no? Quindi anche questo è un tema. Quindi è un mondo che conosco, che poi c'è l'operazione sociale, la A e la B, eccetera. Per me ci si può lavorare, questo per me è un punto di riferimento. Prego. Non è possibile che il contratto di riferimento sia nel privato e nel pubblico sia il contratto delle cooperative sociali. In qualsiasi attività manifatturiera che venga fatta. Comunque, perché di per sé si produce un abbassamento delle condizioni economiche e materiali delle persone. E diventa dumping contrattuale, sì. Non è possibile. Sì, sì. Sì, lo specifico c'è da dire che non si sta parlando dell'operativa ATI come di un'operativa sociale, perché l'operativa ATI non è una operativa sociale, è quello che il contratto, diciamo, applicato all'operativa ATI dal 2004 è il contratto FISE, cioè dell'igiene ambientale privata, solo che correttamente dal 2004, sì. Solo che dal 2013 in avanti, cioè per dei giochetti ovviamente che è difficile gestire all'interno delle operative, cioè il contratto che viene applicato per le nuove assunzioni è in multiservizi, questo creando una barbara, cioè differenza di trattamento all'interno stesso all'interno dello stesso posto di lavoro tra lavoratori che hanno le stesse mansioni e che dovrebbero avere un inquadramento uguale. Cioè questo, cioè, io sono come Covas, devo fare, insomma, il protocollo è scritto bene, c'è tutto quello che in qualche modo chiedevamo noi da anni, quello che riguarda soprattutto la clausola sociale nel passaggio da un appalto a un altro, tutto quello che sono i fattori premianti per quanto riguarda diciamo l'aspetto non solo del prezzo più basso ma dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi del progetto eccetera eccetera, tutti questi fattori premianti, e l'aspetto più interessante è proprio questo di mettere un punto, come si dice nel protocollo, come dicevamo anche noi e come è scritto per esempio nel programma elettorale di Beatrice, cioè di tendere a creare un lavoro buono, un lavoro pulito e che non può passare, non può prescindere da quello che è il contratto collettivo nazionale applicato. Quindi su questa roba qui dell'applicazione di contratti differenti all'interno dello stesso posto di lavoro, la questione è, cioè, veramente intollerabile. Quindi se l'impegno di Marconcini è quello di approfondire un po' la questione, insomma, noi siamo disponibili. Poi 18:46, 18:56.